è stato ufficializzato un nuovo progetto civico che concorrerà per le amministrative di giugno a Bellizzi. Fratelli d'Italia e Azione, con Nicola Pellegrino, attuale Presidente del Consiglio, si sono seduti ad un tavolo per creare quella che si presenterà agli elettori come l'alternativa a chi oggi amministra. Abbiamo sempre contrastato questa amministrazione, siamo in campo da tanti anni e grazie ovviamente a un gruppo di impavidi che tempo fa hanno per l'ennesima volta presentato una lista, hanno presentato per l'ennesima volta un progetto alla città e per l'ennesima volta si sono scontrati contro un sistema che purtroppo secondo noi è clientelare ed è un sistema che non guarda al benessere di tutta la collettività. Oggi dopo un duro lavoro, una serie di trattative, abbiamo aperto più volte le nostre porte alla società civile, oltre che alle parti politiche che sono sul nostro territorio e l'abbiamo detto in vari comizi che abbiamo fatto in piazza, quindi dai marciapiedi, dal banalissimo manifesto a vari video che circolavano sui social, insomma siamo stati comunque sempre aperti alla città, siamo stati sempre aperti alle dinamiche politiche che ci circondavano. Oggi ci avviamo verso un progetto unico, perché? Perché si è avuta la maturità, pur avendo delle ambizioni personali legittime, anzi oserei dire più che legittime, visto che veniamo da una storia politica, come ho detto poc'anzi, visto che veniamo oltretutto affiancati da un partito oggi di governo, il primo partito in Italia, potevamo tranquillamente in maniera legittima avanzare delle pretese politiche. Non facciamo questo. Non facciamo questo, mettiamo da parte le nostre ambizioni personali e le mettiamo da parte perché ci sta a cuore effettivamente che Bellizzi possa guardare nuovamente al futuro, liberarsi da questa cappa politica che da quasi 30 anni, secondo me, assilla questa comunità e quindi di conseguenza quello che dico io è che necessariamente dobbiamo avviarci in maniera unitaria verso un unico progetto civico. Da adesso a qualche settimana sicuramente inizieremo a vedere qualcosa di più concreto, ma la cosa importante, la cosa che deve essere alla base, non sono soltanto le candidature, gli uomini, perché come ho detto prima i personalismi vanno messi da parte, la situazione è davvero importante, qui si gioca il futuro di Bellizzi, mettiamo da parte le ambizioni personali, corriamo verso un'unica direzione, ci siamo aperti e l'abbiamo detto con degli interlocutori che si sono seduti sostanzialmente ad un tavolo insieme a noi e abbiamo iniziato a programmare, a progettare. Noi nei nostri cassetti abbiamo già una bella progettualità per la nostra comunità, parte già da lontano, da circa un anno, come ho detto in precedenza, abbiamo iniziato a creare dei progetti importanti per Bellizzi, dei progetti che guardano a riqualificazione urbana, riqualificazione da un punto di vista sociale, da un'equità sociale. Abbiamo praticamente puntato soprattutto sulla creazione del lavoro, che è un qualcosa che viene spesso nominato in campagna elettorale, ma poi alla fine non viene mai preso in considerazione da nessuno. Col Presidente del Consiglio Nicola Pellegrino più volte ci siamo aperti, si è aperto quindi alle nostre idee, ci siamo confrontati e di conseguenza abbiamo raggiunto, come dire, un'unica visuale, che è quella praticamente di raggiungere un unico progetto civico, che è quello che poi effettivamente può contrastare questo sistema. Però ripeto, l'obiettivo per me, per il mio gruppo, non è quello di contrastare solo questo sistema, che viaggia in maniera sbagliata, ok, però è soprattutto quello di portare avanti delle progettualità e delle idee nuove affinché Bellizzi possa avere più di quello che ha avuto fino ad oggi, che secondo me è il minimo sindacale, l'ordinario.